Il comune di Raffadali ha deciso che la strada che va dalla via Porta Palermo al villaggio della gioventù di Raffadali si chiamerà Viale Giacomo di Benedetto, sindaco di Raffadali dal 2012 al 12 luglio 2014, data della prematura scomparsa. La cerimonia di intitolazione si svolgerà il prossimo 29 novembre alle 16:30 alla fine della via Porta Palermo. Seguirà poi un momento organizzato dal comune insieme all'ANPI di Agrigento e Raffadali e all'associazione ex parlamentari nell'aula consiliare del comune di ricordo dell'onorevole Giacomo Di Benedetto, che sarà moderato dal professore Domenico Tottolomondo, al cui interverranno il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, la vicepresidente dell'ARS Luisa Lantieri, Giannino Lombardo dell'ANPI di Raffadali, Alfonso Buscemi, segretario della CGIL, Stella Vella, consigliere comunale di Raffadali, Sabrina Mangione, segretaria del PD di Raffadali, Massimo Raso, direttore regionale di AUSAR, Mario Di Benedetto e Alessandro Di Benedetto. Concluderà i lavori l'onorevole Angelo Lauricella, presidente provinciale di ANPI Agrigento, che in una nota ha ringraziato il sindaco per aver accolto la proposta che consente a 10 anni dalla morte di onorare degnamente l'impegno di un sindaco che si è tanto speso per la sua città, ma anche un politico, sindacalista, democratico e antifascista, con i suoi anni di impegno lunghi nel movimento e nelle istituzioni.